Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio su Pokémon Unite. Oggi voglio mostrarvi quanto è forte Gengar. Raga, questo Pokémon con due tasti può far fuori da solo dai due ai tre Pokémon. Se siete fortunati anche 4, il full team è davvero complicato. Tuttavia, prima di cominciare, lasciate un bel pollicione all'insù per supportare questi video e nei commenti fatemi sapere quale Pokémon state utilizzando. Ma prima di andare nelle Ranked voglio mostrarvi quante skin ho acquistato, perché obiettivamente, raga, lo devo ammettere, ho shoppato, ok? Ho shoppato e, se devo essere sincero, anche parecchio. Oh, il gioco mi piace, lo voglio supportare e di conseguenza ci spendo. Iniziamo con Charizard, che non ha una skin alternativa. Mi auguro che venga inserita quella dello Shiny, così che Pokémon Unite farà i soldi davvero con la pala. Poi abbiamo Slowbro, che non ha skin, Zeraora pure, che non ne ha, Venusaur, che ce l'ha ed è sempre a tema estivo perché il gioco è uscito a luglio, e giustamente Nintendo ha avuto l'idea di dire: facciamo le skin a tema estivo. A questo punto non vedo l'ora di vedere quelle a tema natalizio, che saranno probabilmente meravigliose. Abbiamo Gengar, che non ha una skin alternativa, ma mi auguro venga inserita la forma, quella bianca, che è, regà, è tipo stra mega bella, anche costasse 50 euro la compro. Absol non ha skin, Garchomp ce l'ha, anche questa è tema estivo, con la maschera, il boccaglio e la veste con le bacche, sì. Ninetales di Alola, che è bellissimo così e va bene non toccarlo. Snorlax con la skin, vabbè, col salvagente e quant'altro. Cinderace, che la skin ce l'ha ed è meraviglioso. Cioè, io sta cosa per esempio non la sapevo. Io sta cosa vi giuro, ragazzi, è la prima volta che la vedo. Questa si sblocca arrivando al livello massimo del pass, se non vado errato. E ovviamente noi cosa dobbiamo fare? Arrivare al livello massimo del pass. Poi abbiamo questa di Mr. Mime, che costa un botto e tutto sommato non è poi così meravigliosa, però l'ho comprata. Poi c'è Lucario, comprato. Abbiamo Machamp e la sua skin, comprata. Perché, raga, io le skin le voglio tutte da qui fino alla fine del gioco. Crustle, che non ce l'ha. Pikachu, che ce l'ha. E questa ci viene data praticamente a livello 1 quando shoppiamo il Battle Pass, che al momento non ho preso perché ci sarà tempo. Wigglypuff, che non ce l'ha. Gardevoir, che la sua skin tutto sommato è caruccia, ma aspetterei ancora un altro po' prima di comprarla. Greninja, sto aspettando appunto che mi venga dato il Pokémon, così che io possa comprare la skin, perché qui c'è la spunta, ma il Pokémon non l'ho ancora comprato. Sto aspettando che me lo dovrebbero regalare tipo domani. Talonflame, ecco raga, la sua skin purtroppo sarà molto difficile da ottenere, perché possiamo prenderla solo nel gacha, e voi sapete che io nei gacha faccio davvero cacare. Quindi se mi verrà data bene, altrimenti niente. Eldegoss niente, mentre Cramorant fortunatamente non ha una skin, ma perché penso che più brutto di così non si possa fare. Uno dei Pokémon più brutti e atroci sulla faccia della terra, tuttavia molto forte. Se vinco questa, signori, si sale a Veteran, un grado che sto rincorrendo da un botto e che ho fatto tra l'altro tutto da solo, perché non ho un team con cui giocare e di conseguenza me la sto facendo tutta quanta da solo. Lasciatemi Gengar gentilmente, grazie ragazzi, super gentili, e vi faccio subito capire che in jungle ci vado io. Eccoci qua. Su carta siamo messi forse un po' meglio, ma nel mentre vi farei notare che Bearale ha shoppato praticamente tutto il pass, perché che ci sia arrivato già alla fine la vedo molto difficile, a meno che non è un drago, oppure che non ha una vita sociale, può darsi, ma il fatto che giochi Cinderace mi fa preoccupare davvero, quindi o è un mostro o probabilmente è uno scioppone, non lo so, vedremo. Vedremo nel corso della partita che cosa sarà e se è preoccupante o possiamo stare tranquilli, perché, vabbè, se è uno scioppone no problem, cioè nel senso, se shoppi, ok. Ma secondo me l'ha shoppato. Si può shoppare tutto il pass? Non ne sono poi così sicuro, Beh, come al solito, raga, la fase di farming io non ve la metto per niente, perché tanto è inutile. Iniziamo ad essere super competitivi dal 7 in poi, quando ci siamo evoluti. Ma quando soprattutto abbiamo anche Sludge Bomb ed X. Ok, siamo al 6, ci siamo quasi, raga. Tra poco iniziamo anche noi a dire la nostra nelle varie lane.
Ma comunque il nostro Machoke, ragazzi, sta spaccando tutto per davvero, porca trota. Perfetto. Sbloccato. Possiamo iniziare a dare fastidio. Perfetto. Va bene, imbustate, imbustate, imbustate qua sotto. Mi auguro che abbia imbustato coso, come si chiama? Snorlax. Dai che ce ne sta uno solo, dai che ce la potete fare, raga. Quello, raga, sta ancora a livello 6. Boom. Ma perché non me l'ha dato? Sì, col cazzo, zio! Woohoo! Vamos! Volevi! Ok! 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 Sei fortunato, zio. Beccate questa. Oddio! Aiuto! No! Ma quelli stanno facendo Dreadnought, ma aiutatemi! Comunque, raga, troppo forte. Fatto. Ciao, ciao. Non fa niente, non fa niente, non fa niente. Regani, so tutti qua stanno. Sono tutti qua, teniamolo un attimo. Bravo Machamp. Bravo cazzo, scoppialo. Ninetales riesce a farsi Snorlax, ma Snorlax scappa. Molto bene, molto molto bene, boys, moltissimo. Vai così. Vengo io giù. No, 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 perché? Perché scende pure Ninetales? Buono così, raga, buono così. Stiamo giocando molto molto bene. Cazzo, pensavo non morisse. Ragazzi, Ninetales sta facendo praticamente l'MVP. Ninetales probabilmente è MVP della partita. È meritatissimo, tipo. Troppo forte. Troppo forte, Zeraora, raga. Infatti vi vado a imbustare questa intanto, va. Boom. Merda. Che se ne è fatto Zapdos loro? No raga, non ci credo, eh. No raga, vabbè, noi abbiamo fatto un botto di KO. Abbiamo fatto un botto di KO, quindi sono rimasti in due loro. Dai dai, dobbiamo respawnare. Bravissimo. Mamma mia raga, il nostro Cinderace sta giocando da Dio. Il nostro Cinderace probabilmente ha salvato la partita. Ha salvato tutto lui, raga. Fortissimo. Poco da dire, raga. Poco da dire, super bravi. Questo era morto. 352 a 196. Signori, finalmente, dopo tanto inseguire, dopo tante volte averci provato in live sul sito Viola, ragazzi miei, si sale. Finalmente Turbo arriva al grado di Veteran classe 1. Ci prendiamo punti, quindi doppio gettone. Cioè, raga, io potevo chiedere un video migliore? Potevo chiedere un video migliore dove abbiamo praticamente fatto spavento? Ragazzi, io vi do l'appuntamento con i prossimi video, che vedrete sempre solo qui, su Tuberanza. Ciao! Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand.
fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining.